Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella di pizza mediterranea. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, olio, latte, zucchero, sale, lievito di birra fresco, passata di pomodoro, origano, olive nere snocciolate, pomodorini, formaggio, pinoli e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo manitoba, la farina di tipo 00, il sale e l'olio. E impastiamo per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un contenitore, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il nostro impasto e l'abbiamo posizionato su un piano di lavoro infarinato. Adesso lo stenderemo con il mattarello, formando un rettangolo. Condiamola con la salsa di pomodoro. Livelliamo bene lasciando 2 cm dal bordo. Mettiamo l'origano. I pinoli. I pomodorini. Le olive di basilico e il formaggio tagliato a fette. Arrotoliamo bene la ciambella. Trasferiamolo in uno stampo a ciambella. Effettuiamo dei tagli sulla superficie con un coltello o con una lama. Spennelliamo la superficie con olio. Guarnire con olive. Pomodorini e origano. Facciamo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la nostra ciambella, adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella di pizza mediterranea. Grazie e alla prossima ricetta!